Eccomi di ritorno. Allora, olè sì, ciavelli, ciao, ciao, ciao. Dunque, questo video doveva, come vi ho detto nel video precedente, essere fatto tutto assieme. Le cose erano troppe e non gliel'ho fatta. Quindi, ho deciso di farlo in due parti, ok? Allora, anche qui la roba è abbastanza, però veramente ho preso comunque quella che amo di più. Vi voglio parlare delle unghie, visto che le cose sono poche, e poi almeno chiudiamo. Un top che ho scoperto questa. Ah, naturalmente, scusatemi, come ho già detto nell'altro video, questo è un video in collaborazione con la mia Shihal, a cui mando un grande bacio, e trovate tutti i suoi vari link nell'info box. Però non so se appunto lei avrà fatto. Guardate che puppe mi fanno i due reggiseni. Non so se appunto lei farà il video. Sarà, cioè, capito come? Credo di essere io che ne ho fatti due e lei avrà fatto soltanto quello. Però vabbè, stasera siamo di notte. Allora, questo qui è appunto quello lì per togliere lo smalto e infilare il dito con la spugnetta. Per me è stata la svolta, perché è troppo, 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 aiutatemi a dire, troppo comodo. Addirittura quando sta per terminare, io ci rinfilo dentro avete capito, dai? Ma guarda un po', non parlo, ora mi sono bloccata. Ci rinfilo dentro Cristo, l'acetone, e praticamente riparte come da nuovo. Non so se tanti di voi lo fanno o lo ricomprano. Io da quando l'ho provata sta cosa, e quindi ho provato a rimetterci l'acetone, è stata la svolta, e quindi evito totalmente di ricomprarlo. Mi volevo mettere il rossetto rosso perché coincideva con questi, vabbè. Quindi la svolta totale, amo alla follia. Poi, come smalti, gli unici smalti che mi viene da mettere top 2015 sono questi qui. Questi sono i Gel Effect Keratin della Bella Oggi. Quello che ho su è questo. E c'ho il grigio. Allora, sono degli smalti favolosi. Cioè, oh mio Dio. Allora, innanzitutto il pennellino è ottimo. È di quelli abbastanza, come vedete, buono come struttura. Sono dei colori belli pieni, perché io vi faccio un esempio. Ho comprato l'altro giorno alla Coop questo qui della Maybelline, che è un colore bellissimo. Che purtroppo per far arrivare questo colore dobbiamo dare tre passate abbondanti. È una cosa negli smalti che non sopporto, perché poi si asciugano lentamente, vi si sciupano. No. Mentre questi qui della Bella Oggi, alla prima passata il colore è nitido, netto, bello, corposo. Il E poi un altro top da non poter non promuovere è questo qui della Essence, che appunto è quello da mettere sopra allo smalto per farlo reggere di più, per farlo asciugare prima e per farlo essere più luminoso. Mi piace tantissimo. Allora, e qui ci siamo. Adesso veniamo ai prodotti viso. Anzi, prima veniamo agli accessori per il trucco. Vi posso non promuovere questo? No. Questa è la spugna della Vera Mona. A me questa mi è stata inviata dall'azienda. Loro vendono anche dei pennelli. Io non l'avevo bene o male mai vista, o comunque poche volte, ed è stata invece la svolta della svolta. E internamente c'è questa spugnetta che voi togliete e lavate tranquillamente, che vi serve per pulire i vari pennelli occhi. Perché di solito voi fate un trucco, magari il pennello è un po' sporco, voi lo girate qui dentro, ve lo pulisce, lo potete riusare parecchie volte. Non quelli da viso, che naturalmente c'è il fondotinta e le dovete lavare. Quindi anche quando fate un trucco, se avete bisogno dello stesso pennello più volte, questo è il top.
Un altro accessorio che non posso non promuovere è questo. Questo è un pennello della Beauty and Trend. Gentilmente Paolo a me mi inviò tutti i pennelli della Beauty and Trend più spugnette quando vi ci ho fatto pure il giveaway. Sono tutti dei buoni pennelli, ma questo mi è piaciuto più di tutti e ve lo voglio mettere. È quello per le maschere. Allora, è di una morbidezza in vera onda. Le setole sono veramente morbidissime, credo siano, e comunque sono setole sintetiche. Si stende la maschera sul viso in maniera eccelsa e io non mi do una maschera senza questo. Mi piace tanto e lo amo. Non vi promuovo dei pennelli perché, oh mio Dio, ok? E fin qua ci siamo. Adesso veniamo ai prodotti viso. I primer. Primo primer che non posso non mettere è il Nivea. Una ragazza mi ha detto: Cami, fammelo vedere bene, non so quale prendere. Questo è il Sensitive Balsamo dopo barba 0% alcol. Che fra parentesi ho sentito anche che ha un buon inci, io non lo so e non me ne frego. Però questo mi è stato detto. Non sto a menarvela più di tanto perché ve l'ho veramente detta di cotte e di crude fino al vomito, quindi non sto a rinominarvelo troppe volte. Il top. Un altro prodotto per il viso che comunque sì, lo si può usare come primer, però sarebbe un cancella fatica istantaneo, quindi primer, è questo qui della Baby Skin della Maybelline. Mi piace moltissimo, è un prodottino di 22 ml, il prezzo è, non mi ricordo se 9 euro o 6, non ricordo, forse a seconda di dove lo comprate. Però mi piace molto, a differenza del suo collega, quello blu, che è pietoso. Non è a silicone, è fatto a cremina, la cremina è questa gialla. Non è un prodotto che comunque vi leva chissà che nel viso, ma ve lo omogenizza. Ottimo odore e poi comunque anche come primer è davvero buono, non c'è niente a che vedere con il Sensi, con il Nivea però. Poi un altro primer che non posso non nominare è questo della Liol. Questo primer io oramai sono un annetto e qualcosa che ce l'ho e lo sto centellinando perché ho veramente paura che che mi finisca. Sì, lo ricomprerei, però mi rompe le palle. Allora, questo primer è uno dei primer più, oh mio Dio, che conosca. Io l'ho usato per caso una volta e sono andata a ballare nel video, tra parentesi, dove c'ho Rasta e vo a ballare. Ragazzi, il trucco mi è durato tutta la sera in maniera proprio... Oh, non mi era veramente mai successa una cosa del genere. Il primer è questo ed è un Blooming Shimmer Pearl Base. Oltretutto ad essere ottimo, vi lascia la pelle leggermente glitterata. È la fine del mondo, sia come finish, che come packaging, che come... durata. Cioè veramente ragazze, è impressionante. Batte anche questo ed è veramente una cosa da pazzi. Chi ha la possibilità se lo prenda, perché veramente a me mi ha lasciato stupita. Il prodotto è questo, così se lo vedete ve lo prendete, ed è questo. A primer dovremmo aver finito. Adesso ci sono i primer occhi e labbra, che ve le metto tutti insieme adesso, almeno non ci si pensa più. Allora, il primer labbra migliore che esista sulla faccia della terra, o comunque almeno l'unico che ho provato e non ve lo possono mettere, è il Lip Base della Kiko. Io riesco a far durare le matite per labbra tantissimo con questo prodotto. Me l'ha regalato una cica, io non l'avrei neanche mai considerato. Mi piace a bestia, se non l'avete preso prendetelo perché vi fa durare i prodotti labbra da pazzi. Un prodotto invece per gli occhi che vi voglio, un primer occhi che vi voglio promuovere, allora è questo qui della MAC, il Prep and Prime, che mi ha regalato Jessy Cuzza, a cui mando un bacio. Non so se questo sia un fake, questo è un light, il prodotto è fatto così, è il classico tipo il soft ochre. Vi lascia la base dell'occhio bellina colorata come fosse un correttore. Mi piace molto perché sì, va bene Camilla, vi lascia gli occhi belli, beh, di un bel colore,
Non è troppo appiccicoso e quindi poi i prodotti si applicano benissimo e mi è piaciuto davvero tanto, anche se è un fake. E poi un altro prodotto che è tipo un primer. Sono due i prodotti primer che io uso e che io amo. Dai, era qui, ora dov'è? Eccolo qua. Allora, questo qui è un prodotto della 3CE. Come sapete, la 3CE è una marca straniera, coreana. 3CE Shimmer Stick. È uno di quegli stick per occhi. Io ce l'ho sia shimmer che opaco. Questo è il prodotto, fa come appunto l'altro, è molto più pastoso e lascia la pelle veramente, veramente un po' più rispetto a questo che la lascia più liscia, questo la lascia un po' più appiccicosa, ma è un appiccicoso leggerissimo che fa sì poi che la palpebra sia molto molto ben distesa, il colore unito, bello omogeneo, mi piace tantissimo. E poi un altro prodotto che ho utilizzato tantissimo è questo dell'Olivia. Io questo purtroppo l'ho trovato su internet, tanti di voi me l'hanno chiesto, ma io non so, l'ho anche ricercato. Ah, mi tocca levarmi il rossetto. L'ho anche ricercato per farvelo, per mettervi il link. Però non l'ho ritrovato. Allora è tipo il matitone della NYX. Io c'ho anche quello. Questo è uno stick bianco praticamente quasi è da carnevale. È totalmente bianco. Io lo uso quando devo fare appunto dei trucchi che ci deve risaltare particolarmente il colore bianco, il colore sopra. Ed è secondo me meglio di quello della NYX perché quello della NYX è un po' più appiccicoso. Questo invece vi lascia la palpebra bella morbida. È uno spettacolo. Io una vita oramai ce l'ho e poi non finisce, quindi ok. E fin qua i primer ci siamo. Adesso veniamo ai fondi. Come sapete io ne uso tantissimi e veramente faccio fatica a sceglierli, però ne ho scelti tre. Allora, i tre fondi che ho scelto io sono 1, 2 e 3. Vi volevo mettere questo e poi ho saputo che è andato fuori produzione. Io sono totalmente disperata. Una volta che ho trovato un fondo buono che mi piaceva un sacco, vi volevo mettere pure questo della Kiko. Però ho detto devo mettere quelli che bene o male ho usato di più nel 2015 e quindi vi metto questi. Allora, questo lo sapete quanto io lo ami. L'ho usato tantissimo sia d'estate che d'inverno, nonostante d'estate mi ci voglia il minerale. Che purtroppo quello della Kiko non ce l'ho più per mostrarvelo, ma il soft focus va benissimo. E l'Infallible è veramente un grandissimo fondo. Ha una coprenza da pazzi. Si stende sul viso benissimo, è leggerissimo, non vi fa il mascherone ed ha una specie di consistenza tipo crema, come se voi vi deste la crema sul viso, quindi è eccezionale, veramente da panico. A me piace tantissimo e avendo il colore estivo ho ripreso quello invernale, quindi più chiaro. Un altro fondo che amo alla follia e non potevo non mettere è lo Stay Matte. Oramai è quasi finito. Sapete, anche di questo vi ho fatto la recensione, quindi ve la lascio nell'info box, non sto a menarvela. E poi abbiamo il Better Skin Pelle Perfetta. Questo è un fondo che io ho preso alla Coop. Allora, è un fondo un po' particolare. È un fondo, secondo me, non adatto per le pelli grasse. Perché? Perché comunque è un fondo che lascia legge, secondo me c'è un po' d'olio dentro, no? E quindi se lo mettete in una pelle grassa, rischiate comunque magari di farla venire fuori. Ora io non avendo la pelle grassa non lo so. Però è buono, mi piace molto, comunque omogenizza benissimo il viso, infatti pelle perfetta. Mi piace, mi piace, mi piace tanto. Non ha neanche un prezzo esagerato comunque. Ho trovato la Coppa da Gardenia benissimo e vi lascia questo, è il top.
Questo si sente leggermente che ce l'avete sul viso, ma non perché vi lascia il mascherone, perché comunque la pelle diventa un po' più corposa. Anche quello della Vichy è buonissimo, ma avendolo usato poco non ve lo posso mettere. Poi, tra gli accessori, scusatemi, ce ne sono altre due che ve le metto dopo, che sono una e due. Anzi, ve le metto adesso, poi me ne dimentico. Allora, questo è il portaciglia, che come sapete, penso di avervelo detto, l'avrete visto, ce n'ho tre diversi, perché secondo me sono la cosa più comoda che esista. Questi due naturalmente sono quelli più bellini, questo e questo. Purtroppo il link c'è da qualche parte, però ora non ve lo posso trovare, cioè non saprei, boh, metteteci. Comunque qui c'è tre posti per mettere le vostre ciglia. E di qua lo stesso, poi naturalmente qui abbiamo un pezzettino dove magari ci potete mettere la colla. E poi abbiamo questo di Hello Kitty, che secondo me è quello peggiore, fatto meglio, però è orribile, non mi piace. E c'ha al di sopra le due parti dove mettere appunto le ciglia, poi questo si alza, al di sotto c'avete altro posto per le ciglia. Però questi col fiocco sono i migliori. Sono buonissime perché magari se voi avete delle ciglia che utilizzate più spesso, invece di rimetterle nella scatola, voi le mettete qui, sapete che qui avete le ciglia che usate più spesso e almeno siete a posto. E poi, oddio, guarda questo cassetto, ora non può ribaltarlo tutto, eh. Poi abbiamo questi. Questi sono dei prodotti che io ne ho altri due, uno a coniglietto e uno a maialino. Sono dei portalenti portatili. C'erano anche l'OVS, ma bruttissimi, cioè inguardabili proprio. No. Questi sono un amore, l'ho pagati 1 euro e si trovano su eBay. Io l'ho trovati su eBay. Tante mi dicono: ah, mi AliExpress. Ragazzi, a me AliExpress, io compravo su AliExpress 8 anni fa. A me AliExpress, ora c'è il boom di AliExpress. Io compravo da AliExpress 8 anni fa. A me non piace AliExpress perché non è abbastanza sicuro come eBay. Sarà un'idea, ma a me non piace. Io trovo tanto comunque tutto anche su eBay. Allora, questo costa 1 euro. Io a Siena l'ho trovata a 5 euro. Pensate la gente quanto è ladra. Questo è a biscottino, a Oreo, credo. Si apre. Qui c'è il tic, insomma, il suo aggeggiolino. E internamente, io dicevo, ho perso le lenti. Ha visto dove erano le lenti? Lasciamo perdere, vediamo. Allora, vi faccio vedere adesso, Internamente avete questo aggeggino qui che praticamente vi serve per metterci la soluzione. E di qua c'avete il portalenti. Voi ve li portate dietro, c'avete la cosa che è comoda e che nell'altro velo dell'OBS non c'è. Innanzitutto avete lo specchiettino all'interno. Questo è veramente fatto bene. E poi avete questo che vi serve per tenere l'acqua, cosa che in quello dell'OBS non c'è. Il top. Allora, continuiamo con il make-up. Quindi i fondi li abbiamo finiti, veniamo ai correttori. Di correttori ve ne ho messi 4. Allora, uno che non sto a menarvela è lui. Anche il Fit Me è buonissimo, però quest'anno l'ho usato poco, quindi questo che non sto a menarvela e a dirvi tante cose. Un altro che ho usato tantissimo è questo della Color Caramel. A me è piaciuto un fottio. Questo me lo inviarono per una collaborazione, non ricordo chi. Questo è il mio è il numero 12. E come vedete, infatti, oramai sta finendo. Io spero che ci vediate perché la luce se ne sta andando, come al solito. È una consistenza un po' particolare perché è molto oleoso, però non entra nelle pieghette e una volta che l'avete disteso bene il prodotto si amalgama molto bene con gli occhi o comunque con la carne. Poi un altro che vi ho strapromosso e che vi ho fatto pure la recensione, ve la metto, è il nascondino. Non è piaciuto a nessuno, a me questo prodotto è piaciuto tantissimo. Come vedete c'è il buchino perché se ne sta andando. Ora, in questo momento lo uso un po' meno, però è una consistenza polverosa, cioè è solido, ma quando voi lo andate a distendere è polveroso. Si stende molto bene, molto soffice. Sì, entra un po' nelle pieghette, ma se lo sapete lavorare bene poi non c'è problema. A me è piaciuto parecchio. E un altro che non posso non nominare, scusate se vo a macchinetta proprio e sembro sotto metafetamina, però devo andare a corsa perché se no lo allungo, e questo della Ofra,
che anche questo ve l'ho fatto vedere più volte, la scritta Ofra sopra è andata via, oramai sta arrivando anche lui alla fine, è uno anche questo di quelli in appunto qui, e a differenza di tutti gli altri è molto oleoso, è molto oleoso quando lo andate a stendere, molto coprente, però quando lo andate a stendere dovete stare attenti alle pieghette perché essendo così oleoso rischia di entrarci dentro, però è ottimo. E fin qua ci siamo. Adesso veniamo alle terre. Allora, due terre che mi sono messa da parte sono queste due. Una è la Fit Me, che l'ho usata veramente fino al vomito. La mia è la numero 300S Bronzer. La confezione è questa. Sotto c'è lo specchietto. Questo pennello che mi piaceva moltissimo. Però naturalmente è una terra calda, l'ho usata molto, questo è il prodotto, a me è piaciuta molto perché comunque è una terra sfumabile, nonostante sia calda, è comunque un colore abbastanza portabile. Poi una che devo metterla nel top 2015 perché l'ho usata tantissimo e purtroppo quando finirà mi dispiacerà molto, è quella di Puro Bio, che come sapete è l'unica terra fredda che ho e che c'è in circolazione, è veramente la fine del mondo, è un colore bellissimo, bello scuro, si sfuma bene, è una delle terre migliori che io abbia mai provato, la amo. E poi un'altra è questo qui è un blusher bronzer della Ofra, l'ho utilizzato tantissimo, come vedete il colore è questo, è praticamente più un blush, sarebbe come colori, però poi quando lo andate a prendere, come vedete, il colore è questo. Io tendevo ad usarlo sia come blush che come terra. Una cosa che mi colpisce è che quando poi vedete lo muovete col pennello, ritorna il colore, i cosini ritornano tutti perfetti. E questo è un altro prodotto per il contouring che amo alla follia e ho amato alla follia. È la palette della Mulac. Io ho trovato una palette da eBay che fino a che purtroppo non ho i soldi non posso pagare e mi gira tanto il cazzo. Una palette che amo è stata questa della Mulac, che è stato un regalo di una cica, guardate però qui. Allora, come sapete non amo i prodotti in crema per fare il contouring, non sto a menarvela più di tanto perché anche di questa c'è la recensione. Oddio quanto mi piace l'odore. È veramente una buona palette, mi piace molto, specialmente mi piacciono i colori freddi. L'avevo già rotta. Buona, 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 mi piace molto. E comunque vi lascio la recensione anche di questa. Ora ho perso la cosina. Benedetto il Signore. Vi lascio. Vabbè, dai, la cerco dopo. Vi lascio la recensione pure di questa, ok? Così non sto a ripetermi nelle cose che ho già. Cioè già dico. Allora, e fin qua ci siamo. Come cipria vi nomino naturalmente questa della Puro Bio perché come sapete, guardate, è una delle poche ciprie che ho usato veramente 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 all'infinito e avendola usata ultimamente e tanto non sto a menarvela parecchio. Un'altra cipria che invece ho utilizzato molto e ve la metto è questa qui della Devora. Non l'avevo mai presa in considerazione, ma è una cipria molto buona. È una cipria che comunque, come sapete, non mi piacciono quelle bianche. Questa è una cipria che è bella coprente. Adesso non la usavo per comunque un problema di colorazione, è troppo scura. È molto setosa, non rimane troppo sulla pelle, non vi lascia il viso troppo pesante. Ed è una di quelle ciprie, come quella della Puro Bio, che comunque sia poi dopo, nel tempo, durano. Cioè, vi rimane comunque sul viso, sì, certo, un po' se ne va, però comunque è una buona cipria, come del resto quella della Maybelline, la Pure Nude, che io amo alla follia. Vado a lavarmi le mani perché sto nelle pezze. Eccomi, e fin qua ci siamo. Poi veniamo adesso alle palette. Allora, palette da occhi ho utilizzato tantissimo. Questa è una palette che io amo, lo sapete perché oramai sono, chi mi segue lo sa. Allora, le palette nude che amo di più sono questa, che l'ho trovata su eBay e l'ho pagata 5 euro. Ci sono tutti i colori marroni ed è una delle più vecchie palette che ho, anche se quest'anno l'ho utilizzata poco. Mentre questa è una delle palette di marroni che uso di più, l'ho pagata 2 euro questa, 2,90 euro.
Anche se qui ci sono due shimmer, quindi uno e due. L'altra palette che avevo non c'era nessuno shimmer, erano tutti stramatte. È una delle palette migliori che conosca di marroni perché è veramente bellissima. Costa una sega perché 2,90 euro non sono niente. E ci sono tutte le tonalità di marroni possibili e immaginabili. Certo, non c'è il caramello come ci piace a noi quello della Kiko, però cioè, per dirvi no, che comunque ci sono dei bellissimi marroni ed è veramente, veramente la fine del mondo. Un'altra palette che ho utilizzato tantissimo è questa della Makeup Revolution di marroni. Io questa palette ho sentito venerarla e odiarla. Allora, io devo essere sincera, una palette a me è piaciuta molto perché comunque sia il prezzo è quello che è. Non sono degli ombretti di quelli che come metti l'ombretto vi lascia. Avete capito? Tanti apprezzano quegli ombretti, a me non piacciono perché comunque si sfumano male. Mi sono scordata un prodotto, come al solito. Si sfumano non troppo bene. Questi invece mi piacciono molto perché proprio a seconda di quanto prodotto mettete, avete sì o meno, avrete o meno una sfumatura e devo dire a me è piaciuto un sacco. Questo qui è un primer che presi dalla Wet Double to Wet, insomma, quel sito coreano. Questo è un primer occhi che praticamente io amo, cioè. Allora, è della Misha ed è fatto in questo modo, vedete, questo è il prodotto, al di sopra c'è questa ed è una cialdina che praticamente è correttore, sembra, no? Siccome è una volta steso diventa tipo polvere, non è assolutamente troppo appiccicosa. Il trucco con questo regge la favola ed è veramente un primer che mi è piaciuto da matti. Altra palette che non posso assolutamente non nominare è la Kat Von D. La Kat Von D non la posso nominare, non nominare. Il problema di questa palette, a differenza di questa appunto della Makeup Revolution che vi dicevo, è una palette che appena voi sfiorate un ombretto e lo mettete sugli occhi vi lascia una sterzata di colore esagerata. Quindi dovete stare attenti a quanto colore prelevate. Insomma, è una palette gadolla, ecco. Scusate se va via la luce, ma io dopo un po', purtroppo la luce in camera c'è, però è una palette che comunque è molto bella, non c'è niente da fare, c'è dei colori bellissimi, ha un prezzo esagerato, però è come tutti i prodotti della Kat Von D. E un altro prodotto che non vi ho messo perché appunto ero già andata avanti. Allora, questo qui è il Illuminismo della Neve Cosmetics. C'è stato un periodo, non so se vi ricordavate, mi piaceva un sacco mettere sul viso dei prodotti luminosi luccicanti. Questa è perfetta, io questa mi mandarono una giarrettina, io non mi ricordo chi. Mi sono innamorata e quando l'ho trovata quel giorno che facevo la collaborazione non ho assolutamente resistito a prenderla e vi posso garantire che la amo. Vi lascia la pelle tutta glitterata. Ha una colorazione bellissima perché comunque non lascia i glitter, ma vi lascia la pelle luminosa. Avevo una cipria tendente al marrone bellissima che mi aveva mandato una ragazza e purtroppo è finita ed essendo una marca sotto marca non si ritrova nemmeno a piangere in turco. E questa è simile, però come tutti i prodotti della neve costa, però è bella, mi piace. Poi stringiamo, 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 ci siamo quasi. Poi Ti ho mandato illuminanti, mille questa messaggi. Makeup Revolution, Ti ho mandato mille messaggi. eh? A chi? A te? Oh mio. A te? Ti ho mandato mille messaggi. Per Per dirti che ti amo. Che ce l'hai non piccolina. fare il ruffiano No, che non c'è la sono mia ruffiano. camera. No, guardaci. Ci Tutti i messaggi credo. vocali. Allora, questa qui è la palette degli illuminanti della Makeup Revolution. Mi è garbata moltissimo. Come sapete che tutti gli illuminanti a me mi fanno impazzire, però questi sono straluminosi, sono strabelli. Quello rosa tinge, questo qui corallo rosa tinge un pochino meno, però lo amo. Altro illuminante che non posso non nominare perché l'ho utilizzato moltissimo è questo qui della Pupa di una collezione vecchia ed è un dorato pazzesco. Non vi metto il Mary Lumanizer perché è scontato, ok? Questo. E altri due illuminanti che amo alla follia sono uno, quell'altro è sparito. Dove cacchio? Eppure l'ho tirato fuori.
Allora. Odio quando succede queste cose, vedi? Ah, vedi, un'altra cipria che ho utilizzato tantissimo è questa, della Liol. Allora, come sapete sto amando gli ombretti della S, della Pupa, e gli ombretti della Kyo, che le faccio da illuminanti. Allora, due illuminanti che amo tantissimo sono questi due, uno è della Kyo e uno è della Pupa. Questo qui è il Dazzling Highlighter, quello della Kyo, che credo sia un'edizione oramai andata, ed è questo colore qui, bellissimo, perché io amo gli ombretti stick. E questo invece è quello dell'ultima collezione della Pupa, il Pearly All Over, che è un colore più chiaro, tendente al rosa. Io, ragazzi, lo sapete, amo gli illuminanti. Un altro illuminante che ho utilizzato tantissimo è questo qui, della I Love Makeup, che è uno di quegli illuminanti tenui che una volta che vedete con questo rosa, che una volta che poi lo andate a stendere sul viso vi lascia quel colorito tenue che a me fa impazzire letteralmente. E poi basta, di illuminanti no. Ah, uno che però mi è piaciuto molto è questo della Shaha. Perché mi piace? Questo qui sarebbe una baked powder, quindi una cipria. Vedete però che luminosità, madonna, non so più dove entrare io. Aspettate, lo faccio con quest'altro dito. Una cosa che mi piace molto è che tinge parecchio. Allora, questo è il prodotto. Tinge, vedete, molto, però non è nemmeno di quelli che spaccano il culo. Riuscite bene a dosarlo e a darvelo in maniera corretta, nel senso di darvelo bene senza bisogno di fare troppi danni, eccetera eccetera. E fin qua ci siamo. Un prodotto che non posso non nominare è questa palette presa da eBay. La usi sia come rossetto, come eyeliner, è fantastica, è la copia, ho saputo, della mia Makeup Revolution. Io la amo alla follia e non posso dire altro. Siamo in fondo. Unico ombretto mono che ho messo è questo della Nabla, che è il Glitz. È uno degli ombretti secondo me più belli che esista, mi è caduto e non sapete quanto ho bestemmiato. L'avevo già ricompattato e ora però per colpa mia l'ho ricusato. Questo è il prodotto, è veramente esagerato, ha una luminosità pazzesca e mi piace tantissimo, lo amo. E poi un'altra cosa che non posso non nominare è la palette della Sporty Chic della Pupa, sia la numero 1 che la numero 2. È una delle palette più luminose che esistano. Io non ho tantissime palette, ma non ho nessun tipo di palette che ha la luminosità di queste benedette due palette. Le si possono usare sia come illuminante che come ombretti. La maggior parte delle volte io le metto all'interno dell'occhio. Quello che ho su oggi, anche adesso, è di nuovo la Sporty Chic. I colori sono bellissimi, sono formidabili. E cioè, guardate, parla da sola. Io ho anche un color pop e vi posso garantire che fa le scarpe al color pop. Siamo alla fine! Matita che non posso non nominare è questa della L'Oréal Paris, che la metto qui sotto all'occhio. È una matita che scrive tantissimo, ha una scrivenza molto molto buona, anche perché al di sotto dell'occhio non tutte le matite scrivono. E un'altra matita che non posso non nominare è questa della Kiko, la Double, che ha queste due parti, quindi la parte questa che è la parte color burro e quest'altra che è però luminosa. Io ho sempre usato la parte color burro al di sotto degli occhi, perché voi la mettete... Allora, io sto cercando di fare più in fretta che posso, anche perché sono tutti prodotti che bene o male avete già sentito. Io ve li metto nel top, ma io l'ho sempre messa al di sotto. La mattina quando avete furia, questa la mettete così, che vi dà quella forma perfetta, ok? Poi naturalmente prendete un pennello e la sistemate, sperando che questo pennello non sia nero. Porco di nero, esatto. Insomma, la sistemate come meglio credete. E è una delle poche matite. Questo è verde.
Madonna benedetta, di solito le pulisco sempre. E ottima, davvero un'ottima matita. Credo che ci sia ancora, fra parentesi, non credo che non ci sia più. Vedete, vi lascia proprio l'occhio perfetto. Io di solito questo passaggio lo facevo con il correttore, come sapete, come vi ho sempre detto. Il problema del correttore è che la mattina uno ha fretta e la cosa è impossibile da fare, ok? Questa è perfetta, vi lascia l'occhio perfetto. Poi, lip liner che amo. Io vi metterei pure le fialette, però come sapete i prodotti sono quelli che sono. Allora, LA Splash. Gli LA Splash, dopo che ho provato i Color Drain e naturalmente anche quelli della Color Pop, sono tutta un'altra cosa. Però l'LA Splash a me piace. Devo dire che ho imparato a portare i lip non leccandomi troppo le labbra. Questi non possono essere stratificati. C'è comunque il video sull'LA Splash che vi lascio naturalmente nell'info box. Poi abbiamo i Color Drain, che hanno una superiorità che non c'è parole. Cioè, questo potete stratificare quanto volete, non c'è versi. Il Color Drain lascia le labbra perfette, non le dovete ritocca più. E top. E poi abbiamo gli Eye in Pupa. Gli Eye in Pupa mi sono piaciuti tanto. Io dovrei avere 3 o 4 colori, tra parentesi. Questo è quello più corallato, su corallo rosa. Sono veramente dei bei colori perché hanno una bella colorazione per essere comunque dei pupa. E hanno una bella durata, mi piacciono molto. Reggono anche abbastanza bene, quindi devo dire che mi sono piaciuti tanto. Ragazze, bene o male abbiamo finito, perché ci sarebbero le matite della Kiko, queste qui che amo, queste che mi piacciono tanto. I rossetti, ce ne sarebbero tanti che vi vorrei nominare, ma comunque non posso perché altrimenti ci diventate matte. Dei rossetti che vi posso nominare, mi sono piaciuti tanto, sono questi. Allora, questi sono i Chubby Bunny. Io ho questo e il colore più chiaro, ho questi due colori qua. Mi piacciono tantissimo, tantissimo. Sono dei prodotti che comunque reggano bene, hanno una bella stesura, rimangono matte. Ma ti guarda come mi sono acconciata questa bocca in tempo di 5 secondi. E poi non deve bestemmiare. Mi piacciono davvero tanto. E le colorazioni sono anche vaste. Il problema è che non si trovano da tutte le parti. Hanno una bella durata. Scusate, io non mi posso vedere. Hanno una bellissima durata, hanno un prezzo veramente irrisorio e quindi sono il top. E un altro rossetto che non posso non nominare sono questi, i matte della Maybelline. Questo è il 975, colori corposi, colori intensi, colori che comunque purtroppo sono poche colorazioni. C'è questa e questa, la mia, io ho preso anche questa, e poi c'è un altro nude e basta. Queste sono le due colorazioni, anche di questi ho fatto il video, ma devo dire che sono davvero ottimi, come del resto sono buoni questi della Sleek. Cioè, ragazzi, ci sarebbe tante cose, però io vi ho fatto vedere quelle che ho usato principalmente. Di mascara, a parte la Love Extreme, che mi è piaciuto tanto,